Nuovo appuntamento al Caffè dei Costanti per il nostro break sull'attualità, anche se questa volta parleremo anche di storia, ma una storia collegata all'attualità. Nostro ospite a prendere un caffè con noi, Omar Ottonelli, che è uno storico del pensiero economico, quindi parleremo anche di economia. Insomma, se c'è il tempo in questa chiacchierata cercheremo di affrontare più argomenti possibili. Dicevo però della storia, allora facciamo un salto agli anni della Seconda Guerra Mondiale, perché di recente Arezzo ha ospitato un importante convegno organizzato dal Centro Studi Amintore Fanfani, di cui Omar Ottonelli è segretario del Comitato Scientifico. Allora, partiamo subito da qui. Cos'è, in due parole, il Centro Studi Amintore Fanfani? In due parole, il Centro Studi è un'istituzione che nasce nel 2006 e, tra virgolette, è stata protagonista di tutta una serie di eventi che per il centenario di Amintore Fanfani hanno accompagnato un po' la memoria del grande statista che ha avuto i suoi natali, come tutti sanno, nella nostra provincia. Il Centro Studi è stato protagonista di molte attività pubbliche, convegni e anche di una vivace attività editoriale. Al momento la collana promossa dal Centro Studi conta 5 volumi, l'ultimo è in stampa, sarà un inedito di Fanfani sulla terza rivoluzione industriale, un saggio di storia economica che rappresenta un tassello molto importante per ricostruire la vicenda, la biografia scientifica di Fanfani. Stiamo anche curando la pubblicazione dei diari di Amintore Fanfani assieme al Senato, quindi in futuro ancora ci saranno delle sorprese. Ho parlato di importante convegno, non ho detto il tema apposta per lasciarlo a questo momento in modo da spiegarlo anche bene. Il tema era di fatto il codice di Camaldoli. Ecco, esatto. Cos'è il codice di Camaldoli? Io ho parlato dei tempi della Seconda Guerra Mondiale, ma... Il codice di Camaldoli è un documento che venne elaborato a partire da un incontro che si tenne nella seconda metà di luglio del 1943 proprio a Camaldoli. Vi parteciparono i principali protagonisti della cultura laica e religiosa cattolica del momento, molti erano giovani e in quella settimana, anche una settimana piuttosto decisiva per la storia del nostro paese, ci fu il bombardamento di Roma, ci sarebbe stata di lì a poco la crisi del fascismo, ecco, in quella settimana a Camaldoli si tentò in qualche modo di fare il punto su quella che era stata la dottrina sociale che fino ad allora appunto si era espressa attraverso una serie di documenti e di radiomessaggi. L'obiettivo con cui ci si trovò a Camaldoli era quello di formulare un vero e proprio codice, una serie di indicazioni che chissà quando, perché la fine del fascismo, oggi lo sappiamo, era vicina, ma all'epoca non lo si immaginava forse in questi termini, che appunto un giorno avrebbe potuto offrire un utile supporto qualora appunto i cattolici fossero stati chiamati a collaborare ad una nuova fase della storia del paese. Ecco, mi sembra di capire che avessero una visione del futuro notevole, nel senso, cioè, che in una situazione di difficoltà come quella, ancora eravamo nel pieno della guerra, cioè pensavano al dopo, cioè a come ricostruire. Hai esattamente ragione. Mi sembra un fatto importante. Hai ragione, il codice dal mio punto di vista appare una coraggiosa, direi anche profetica, eterodossia, passami questo termine, per almeno un paio di ragioni. Così. Per un paio di ragioni, eterodossia intendo rispetto al contesto nel quale fu prodotto. Fu un'eterodossia rispetto a quel fascismo che aveva imposto una dottrina dello Stato che il codice apertamente respingeva. E fu un'eterodossia anche rispetto a quella pratica corporativa che il fascismo aveva imposto in qualche modo come strumento di controllo del consenso e che veniva respinta in nome di un'economia di mercato che, utilizzata come strumento per raggiungere un'equità distributiva e una maggiore efficienza dal lato della produzione, appunto veniva indicato come strumento di riferimento per l'organizzazione economica. Quindi, ecco, eterodossia rispetto al contesto. E non dimentichiamo che alcuni dei partecipanti a Camaldoli, penso alla Pira su tutti, erano attenzionati dalla polizia di regime. Insomma, fu oggi dimentichiamo forse con quale delicatezze, con quali difficoltà probabilmente si dovettero affrontare, con quali attenzioni quei temi a Camaldoli.
Proprio per spiegare i termini, tu hai accennato prima alla dottrina sociale della Chiesa, è possibile dire proprio in una battuta cos'è, cosa si intende per dottrina sociale della Chiesa? Perché poi magari ragioniamo anche su questo tema. Beh, per dottrina sociale della Chiesa si intende tutto quel patrimonio di insegnamenti che, grosso modo, a partire dalla Rerum Novarum del 1891, la Chiesa ha periodicamente espresso sui temi più strettamente aderenti alla realtà sociale, all'organizzazione sociale di un sistema economico, di uno Stato più in generale. Ecco, tutto questo materiale, chiamiamolo così, e questo anche momento di riflessione si ebbe a Camaldoli, ad esempio per la Pira fu fondamentale come padre costituente, insomma la Pira alla nostra Costituzione ha dato tanto e quindi tutto questo che avevo alle spalle è stato fondamentale. Esattamente, hai detto benissimo, il codice di Camaldoli, per chi ne fu protagonista, penso alla Pira, ma penso poi anche a chi lavorò più concretamente nei mesi successivi al suo perfezionamento, Saraceno, Paronetto, Vanoni, ma anche allo stesso Taviani, insomma ad un gruppo piuttosto vasto di cattolici che effettivamente poi si trovò con la penna in mano a dover scrivere la Costituzione e più tardi anche a dover fare delle riforme, penso a quelle che ci hanno permesso di avviare la ricostruzione e poi ci hanno avviato verso il boom economico, delle riforme che in quel documento trovavano un elemento perlomeno di ispirazione e la lettera di molti articoli della nostra Costituzione ripercorre in maniera piuttosto significativa, evidente anche agli occhi del lettore, gli enunciati che vennero stabiliti a Camaldoli. La dottrina sociale della Chiesa è un patrimonio dei cattolici, ma non solo, perché effettivamente sarebbe utile per tutti. Ma in questo momento che fine ha fatto la dottrina sociale? Questa è una domanda molto difficile, perché il paradosso è che quando ci si trovò a Camaldoli i documenti della dottrina erano relativamente pochi, poi negli anni 50-60 la dottrina è esplosa con tantissimi pronunciamenti, eppure quella capacità di incidere che ebbe attraverso l'intuizione di Camaldoli è un po' la smarrita e purtroppo dobbiamo, credo, riconoscere con un po' di amarezza che oggi la dottrina sociale rischia di essere un riferimento culturale molto prezioso del quale si dibatte ogni volta che esce una nuova enciclica, ma che puntualmente finisce un po' nel dimenticatoio dell'agenda politica, laddove altri problemi rendono necessarie soluzioni che spesso ci allontanano da quegli enunciamenti. Ti ho fatto questa domanda perché ci sono anche degli studiosi che sostengono che siano spariti anche i cattolici dalla politica, o meglio, non tanto i singoli quanto il mondo cattolico, cioè non abbia più peso nella politica, al di là dei singoli, perché se vogliamo singolarmente anche gli ultimi tre presidenti del Consiglio, compreso il presidente incaricato attuale, di fatto sono riconducibili al mondo cattolico. Ecco, però a parte questo, tu hai parlato di personaggi che hanno veramente fatto la storia d'Italia, a partire appunto dalla Pira, ma Fanfani a cui è intitolato il centro studi, Andreotti, tanti altri. Ecco, che tipo di politici erano? Spesso quando si racconta la storia delle generazioni politiche a cui facciamo riferimento si rischia un po' di cadere nel mito, però è difficile non farlo, perché in effetti fu una generazione che seppe operare in maniera concreta, incisiva, con solidi ideali ai quali rimasero sempre molto fedeli. Fammi dire però che fu l'espressione di un'Italia diversa, non fu soltanto una diversa classe politica a mio avviso, ma fu l'espressione di un paese diverso, che aveva voglia di ricostruire le rovine della Seconda Guerra Mondiale, che aveva voglia di ripartire. E probabilmente un po', se è vero che ogni classe politica rispecchia il paese che appunto la esprime, probabilmente era anche un'Italia diversa e questo lo si vide anche nelle scelte, nella capacità di saper esprimere una classe di governo all'altezza di quella situazione. Questa mi sembra una riflessione interessante, quindi insomma, come dire, ognuno ha i politici che si merita, potrebbe essere questa la traduzione. Ecco, però i politici attuali sono molto diversi o a questo punto è molto diversa l'Italia? Insomma, negli ultimi tempi non è che abbiamo assistito a grandi episodi di grande correttezza anche politica, insomma abbiamo visto anche proprio nei giorni scorsi il famoso streaming, cioè la diretta dell'incontro
tra Renzi e Grillo, insomma non è che, come dire, abbiamo un po' sofferto, penso tutti a vederlo, oppure quello è successo in Parlamento nei giorni precedenti, insomma, ci sono dei momenti, insomma, dove la politica sembra che tocchi dei livelli piuttosto bassi. Purtroppo sì, e credo, devo un po' ripetermi, che non sia che l'espressione di un paese che ha perso di mira quei principi, ha perso di mira anche quel tipo di sensibilità. Ecco, io credo che ad esempio parlare di Camaldoli possa servire sì a contribuire a riorientare un po' le scelte dei politici, ma penso che soprattutto possa servire anche all'opinione pubblica, a ciascuno di noi, per tornare a quei valori, e una volta che si torna a quei valori credo che la politica poi in qualche modo, presto o tardi, ne riceva dei benefici. Tra l'altro la Costituzione di cui parlavamo mette al primo posto il lavoro, di fatto, questo lavoro che però sembra ogni tanto venga dimenticato. Perlomeno nelle prime affermazioni del Presidente del Consiglio incaricato sembrerebbe il lavoro essere tornato al primo posto. A tuo giudizio è fondamentale che il lavoro sia davvero al primo posto della preoccupazione dei nostri politici? Assolutamente sì. Fai bene a ricordare l'articolo 1 della Costituzione, che non a caso è uscito proprio dalla penna di Fanfani. Il lavoro, in effetti, le statistiche ci dicono oggi che è un problema davvero di primissimo livello. Penso in particolare al lavoro giovanile. Le ultime statistiche ci dicono che gli under 30 che non trovano lavoro sfiorano ormai, se non addirittura lo superano, il 40%. Siamo a livelli ormai più che doppi rispetto alle percentuali precedenti alla crisi. Si tratta anche poi di vedere che tipo di lavoro hanno i giovani che comunque nel mondo del lavoro si sono inseriti. Molto spesso c'è una precarietà diffusa attraverso forme che nascondono tipologie di rapporti subordinati che in realtà appunto vengono mascherati con partite IVE o appunto soluzioni simili. Il paradosso è che i giovani avrebbero forse addirittura voglia, sono disposti ad accettare questo tipo di nuova società. Quello che, e lo dico come 33enne, quello che un po' faticano a sopportare è questa disparità tra magari le generazioni che li hanno preceduti, che oggi godono di una serie di diritti che per molti dei giovani sono assolutamente dei miraggi, anche per coloro che lavorano. Anche se per correttezza bisogna dire che è molto pericolosa anche la disoccupazione che avviene ad una certa età, cioè assolutamente. Quella intorno ai 50 anni è devastante, perché assolutamente. Insieme a quella giovanile, quindi sono due fenomeni preoccupanti. Si parla di crisi, addirittura ci sono degli economisti che sostengono che la parola crisi non sia corretta, perché da una crisi si può uscire anche positivamente, cioè la crisi nasconderebbe anche qualcosa di positivo, c'è cioè un momento in cui ci si rimette in discussione e si riparte. E per questo alcuni parlano di fallimento. Ecco, tu che opinione hai? Siamo di fronte ad una crisi o siamo di fronte proprio ad un fallimento? Ma questo ce lo dirà il tempo. Io ti rispondo con una battuta ricordando un libro che si intitola Il capitalismo ai secoli contati, che ricorda come nel corso del tempo più volte si siano sollevate voci critiche e si siano intravisti scenari di imminente crollo di questo sistema. Il capitalismo poi, con tutte le sue storture, diciamocelo, è riuscito sempre a sopravvivere. Io l'auspicio che mi faccio è che appunto questa possa essere soltanto una, sebbene pesantissima, gravissima crisi, perché grandi alternative, se non una correzione del capitalismo sulla base di una maggiore attenzione alla persona, grandi alternative purtroppo non ne vedo, né la storia ci ha detto che sono percorribili. Ecco. Quindi si spera di uscirne prima o poi, meglio prima che poi. Vorrei introdurre un altro argomento, abbiamo ancora qualche minuto. Economia e finanza, se ne parla tutti, a volte forse però non sappiamo nemmeno esattamente di cosa si parla. Riesci in poche parole, anche se è difficile, a spiegare la differenza tra economia e finanza? L'economia è in qualche modo tutto ciò che riguarda una dimensione di produzione, consumo, distribuzione di ricchezza, se vogliamo che ha un riscontro in qualche modo materiale. La C'è finanza, concretezza. Ecco. La finanza è una sorta di copertura di questa concretezza, è lo strumento attraverso il quale l'economia funziona.
Il problema è che quando questa finanza assume una dimensione eccessiva, perde eccessivamente i contatti con la realtà concreta della quotidianità economica e si rischia di generare una sovrastruttura finanziaria rispetto a quella che è la realtà economica assolutamente deteriore. Cioè, ci sono soldi che compaiono, soldi che scompaiono legati a niente, o esatto, quasi. Esatto, purtroppo spesso sì. La sostanza è questa. Tra l'altro, a proposito di soldi, proprio nei giorni scorsi è uscita un'anticipazione di un testo del Papa, una prefazione a un libro del Cardinale Müller, Povera per i poveri, la missione della Chiesa, questo è il libro. Però tra le tante cose che il Papa dice in questa introduzione parla anche del denaro, che dice sostanzialmente il denaro è qualcosa di positivo, come tutte le cose create dall'uomo per l'uomo, però praticamente questo, il denaro, può ritorcersi contro l'uomo. E forse siamo in una situazione di questo tipo. Esattamente, è quello che la dottrina sociale non fa che ripetere. Il denaro è uno strumento, non può essere elevato a fine. Quando diventa un fine, l'uomo perde di vista quelli che sono le ragioni per le quali ha senso spendere la propria vita sulla terra. Anche Fanfani lo diceva, chiamava il denaro una sorta di scala verso il paradiso. Ecco, serve per permettere alla persona di realizzarsi compiutamente. Quando diventa un fine, si assiste a ciò che stiamo assistendo. C'è un altro concetto interessante in questa prefazione del Papa, dove, il concetto di povertà. Cioè, ormai la povertà è valutata soltanto sul denaro, cioè è povero chi non ha denaro. Invece lui dice attenzione, perché ci sono anche tante altre povertà e forse ancora più importanti. Cioè, anche questo significa che si è perso veramente il riferimento dell'uomo. Perché l'uomo può essere povero non certo perché gli mancano i soldi, ma per tanti altri motivi. È vero, guarda, io mi capita di vedere situazioni di famiglie che magari dispongono di un modestissimo reddito, anzi che fanno molta fatica a arrivare alla fine del mese, ma che trovano, spesso nella fede, ma non solo, motivazioni per vivere una vita serena e compiuta. La povertà non è certamente solo quella materiale, è anche quella dello spirito, l'incapacità alla fine di trovare una ragione per condurre avanti la propria esistenza. Oddio, il denaro aiuta, intendiamo. Sì, sì. Non è per essere banali, ma esistono quindi poveri ricchi e ricchi poveri. È verissimo. Per concludere un po' i nostri ragionamenti, dicevamo che questa economia non è più a misura di uomo, cioè è la finanza forse ancora peggio. Ecco, ma esistono forme di economia che tengono al centro l'uomo? Penso ad alcune esperienze vicine anche a noi geograficamente, l'economia di comunione che è legata ovviamente al mondo dei focolari, quindi all'Oppiano qui vicino a noi, oppure la banca etica. Ecco, sono forme reali di economia che tiene conto dell'uomo e poi sono sostenibili oppure sono cose utopiche? A mio avviso io guardo con molto interesse, te lo dico francamente, alle proposte che tu hai citato, che provengono dai movimenti che ricordavi. Io l'augurio che mi faccio è che questo modello di economia riesca a trovare delle giustificazioni teoriche che gli permettano in qualche modo di penetrare anche nel mondo accademico, dove spesso sono viste con un po' di sufficienza. Ecco, il fatto che alcuni giovani ricercatori, alcuni celebri economisti si siano fatti alfieri di queste nuove interpretazioni del capitalismo e dell'organizzazione economica mi lascia ben sperare. Senti, proprio per chiudere, ritorniamo all'inizio, accennavi ad alcune iniziative future, ma quali sono le prossime, quelle più vicine, le iniziative da parte del Centro Studi Amintore Fanfani? A breve presenteremo un volume che abbiamo curato. Che abbiamo curato recentemente sugli atti del convegno dell'INACASA, lo presentiamo a Pieve questo sabato, e poi per il resto siamo molto attivi, come ti dicevo, proprio dal punto di vista della ricerca storica, sui documenti che ti citavo, i diari di Amintore Fanfani e l'inedito che lo riguarda. Vabbè. Grazie Omar, grazie a te. Auguri grazie per a te. I tuoi impegni sul doppio fronte, quello dell'economista, lo studioso di storia dell'economia, e sul fronte del Centro Studi Amintore Fanfani. Ti ringrazio di cuore.